Questo è il mio primo video. Ho deciso di fare questo colore un po' tra il rosa e il celeste, diciamo anche tra il rosa e il petrolio. Allora, io purtroppo non posso, sto usando la fotocamera ora, quindi non posso, diciamo, modificare questo video ancora. Infatti, c'è un mio amico che lo sta facendo per i prossimi. Mi ha detto che devo andare per forza a casa sua perché lui è il Mac e può modificare tutto. Quindi per adesso vi faccio vedere il video così. Ho appunto fatto il trucco da una parte, però ve lo volevo prima far vedere anche tramite delle foto, ma purtroppo non posso modificare il video, quindi il primo video è così. Allora, devo cominciare subito. Ho iniziato con una base sul rosa. Io ho usato questa che l'ho comprata da Colors and Beauty, l'ho pagata sui 4 euro ed è il numero 4. Allora, l'ho messa nella prima parte dell'occhio, è morbidissima e poi dura molto, quindi ve la consiglio. Nella prima parte dell'occhio, sfumandola bene, poi ho iniziato. Allora, io mi sono presa questo da H&M a Firenze. Allora, ora vi faccio vedere i colori. Sono bellissimi perché sono tutti brillanti nati e luminosi. Allora, io di questi colori uso questi due. Allora, non li voglio usare unicamente questi perché voglio rafforzare un pochino il contrasto. Allora, oltre a questi, che per chi ha la palette quindi può direttamente vederlo da quella, ho utilizzato questo e poi questo, che sono quelli che ci assomigliano di più alla fine e quindi viene più comodo per chi ce li ha direttamente a portata di mano. Allora, inizio nel prendere questo rosa e metterlo proprio all'inizio. Vedete che comunque è molto molto luminoso. Solo che io volevo un rosa un pochino più che si veda. Quindi metto sopra un po' del di quello della palette che vi ho fatto vedere prima. Ecco, fino ad arrivare a qua. Poi prendo subito questo che si può chiamare color petrolio, celeste molto acceso, e lo metto esattamente nella piega per poi alzarmi andare fin sopra appunto la piega. Allora, poi gli faccio fare una specie di angolino alla fine dell'occhio, come qua, e poi vado dentro per sfumare tutto in modo tale che il colore diventi tutt'uno e non due separati. Allora, prendo un altro pochino di quello della palette, che è un tantino più marcato, nel senso che si vede di più del mio. E poi riprendo il mio rosa della palette e lo rimetto all'inizio. Ecco, così da avere tutte e due. Un altro po' qua.
si vede di più, così da avere appunto dei colori ben, ben messi. Allora, dopo che ho fatto appunto la prima parte, cioè l'occhio, metto una matita. Io ho preso questa sempre da Colors in Beauty, l'ho pagata lo stesso, mi sembra sui 2 euro, no, 2,50 euro, no, cosa del genere. E questa c'ha anche i brillantini ed è, secondo me, io mi sono trovata benissimo. Lo metto sopra l'occhio e finisco con una specie di virgola alla fine. Così. La metto anche sotto l'occhio. E poi con un pennello più grande metto il secondo colore della mia palette, questo che è praticamente vaniglia, color vaniglia, e lo metto qui sopra. Adesso voi fate a piacimento, nel senso, per rendere il colore migliore che potete, nel senso, fate un movimento circolare con il pennello, così. Allora, poi ho usato come blush card una della mia, di una mia palette vecchia, abbastanza, che è un color pesca. Allora, così, poi mascara, e poi niente, il trucco è finito. Spero che vi sia piaciuto. Mi dispiace ancora per questa cosa della macchina, infatti ne dovrò prendere direttamente una telecamera a questo punto. Anzi, se mi consigliate voi, grazie mille, perché vorrei fare dei video abbastanza specifici in modo che vediate benissimo. Allora, alla prossima, un bacio a tutti, ciao!